classica raccolta di racconti che hanno come sfondo le città portuali dell'antica Asia e i loro frequentatori. Questo è il punto di partenza del vostro nuovo lavoro, che raccoglie 9 brani scritti durante i viaggi a New Orleans, Napoli, Londra e registrati poi al Cuca Studio, ormai una vera e propria casa di produzione. Per voi è una seconda casa ormai. Sì. Quindi raccontaci un po' di questo album, raccontateci un po', quindi Wakan Goki Zoroi, ce lo dicevi nel fuori onda. Sì, va bene, cioè alla fine come tutte, insomma, come tutte le ispirazioni anche musicali, magari non partiamo sempre da lì, facciamo delle cose, Carlo, comunque passiamo molte ore quando ci vediamo a suonare, a sperimentare, e poi alla fine quello che esce cerchiamo di trovare una collocazione nella realtà. E nel caso di Wakan Goki Zoroi, io stavo leggendo questo, stavo sfogliando questo libro di Hokusai, dell'incisore giapponese. Ho trovato alcune incisioni che appartenevano a questo libro, che non avevo mai sentito prima. E il titolo, comunque, siccome mi piace giocare molto con le parole, c'era Wakan Goki Zoroi, Wakan Goki Zoroi, Weigo Zero, dico, ah, può funzionare, bello. Quindi, ma il CD era già finito in realtà, quindi è stato semplicemente un adattare il nostro subconscio, la nostra ispirazione a qualcosa che già esisteva, che è questo libro. Allora, sulla copertina del vostro album c'è un animale multicolore. Dobbiamo spiegare, raccontare questa cosa. Chiamato, chi deve rispondere? Chiamato amichevolmente Gattone. Il gattone. Allora, diciamo che siamo molto legati più che agli animali, agli spiriti guida. Ecco, nel primo EP c'era un pesce in copertina, nella fattispecie un salmone, quindi un po' ci piaceva l'idea di questo faticoso ritorno all'origine, molto coraggioso da parte che fa appunto il salmone. E per quest'album anche, insomma, ci piaceva di nuovo chiedere l'aiuto a qualche spirito guida, qualche essere così immaginario, fantastico, ed è uscito Gattone, bellissimo. Allora ascoltiamo un altro brano, questa volta un altro brano live, sì, sempre tratto dal vostro album. Qual è? Without You? No. Sì, questo sì? Si chiama Without You. Without You, ok, lo ascoltiamo. It's time to hit the road for a while. Put my life into a bag one more time, without thinking, without looking, without asking too much. This time I won't let any girl change my plans. No, I won't let anyone drive me mad. Without turning, without looking,
without walking too far. Come on. Too much time spent looking at the sky. Send me out to jump across the pond and fly without turning, without going too far, without looking. I think it's time to hit the road once again. I think it's time to hit the road, whatever it takes, without looking, without asking, without going too far, but without you, without you, without you, without you. Quanto c'è di personale nella vostra musica, nelle vostre composizioni, nei testi? Beh, per quanto riguarda i testi, ce lo dirà Gigi sicuramente. Per quanto riguarda la musica, anche intesa come batteria, per me è sempre comunque una miscela di cose, cioè uno trae ispirazione da qualcosa che ha già sentito, ma anche da qualcos'altro che non sia musicale. Infatti per questo anche uno tende a fare altro, in modo che prende ispirazione per poi riportarla nella musica. È sempre una questione umana anche. E poi sì, cioè anche alle volte lasciarsi andare, provare qualcosa che non sia, cioè per me anche che vengo dall'accademia, dal conservatorio, no? È quasi difficile che mi dicano metti un pezzo di ferro sulla batteria, cioè. Un pezzo di rotaia, nella fattispecie. Un pezzo di qualcosa. E quindi anche questo, lasciarsi andare per delle cose, cioè non essere chiusi, ecco. Poi Gigi. È sempre, cioè c'è molto di personale, sì, ci proviamo, perché per noi appunto quello che facciamo è anche quello che siamo, le due cose sono attaccate, quindi più siamo onesti con noi stessi, più siamo naturali da questo punto di vista, e più arriva un messaggio che rispecchia noi stessi. Quindi non dico nemmeno i testi, la musica, non credo, ecco, non credo al consegnare un significato particolare, un messaggio all'ascoltatore, quanto un'energia, delle chiavi di significato, delle chiavi semplicemente immaginari che possano aprire delle porte. Quello poi è il potere vero e proprio della musica, dell'arte in genere, proprio quella di veicolare comunque messaggi, di dare delle indicazioni, di comunicare qualcosa, di aiutare anche magari a scoprire qualcosa di sé attraverso la propria musica. Ragazzi, qual è la lezione più importante che al momento vi sta dando la musica in questo periodo di attività, di musica insieme? Dici che tipo di insegnamento? Sì, di insegnamento, ma anche se c'è un dono particolare. Sicuramente sì, la musica è un grande, è un dono.
che secondo me è un dono che non mi piace collocare, o che non va bene per risolvere grandi questioni, secondo me. Con questo voglio dire, non è che sto, insomma, voglio parlare di arte per l'arte, però quasi, insomma, io vorrei che la musica fosse lasciata un po' come un luogo come un altro, che attraverso cui possiamo avere delle visioni, possiamo avere delle o anche semplicemente passare una buona mezz'ora, insomma, mi piace lo spirituale nella musica, mi piace un significato sociale, mi piacciono tanti significati che ha la musica, però la musica in sé per me non ha un significato specifico, è ognuno di noi che trae il massimo. Per questo, per me, l'insegnamento che mi sta dando è che è una cosa che anche bisogna trattare in modo senza troppa riverenza, insomma, non bisogna aver paura di entrare in questo mondo in modo totalmente naturale e spontaneo, e farsi coinvolgere. Andiamo ad ascoltare un altro brano, allora, tratto dal vostro album Streets I Walk On.